Questo Natale lasciati ispirare da Danza di Fiori, il nuovo capolavoro L'Erbolario. Una linea profumata, seducente e preziosa come un dipinto floreale. L'Erbolario. Questo programma è offerto da Fidelity International. Bentornati su Blu Rete News, vediamo insieme le principali notizie della giornata. Manovra al photo finish, si lavora per evitare l'aumento dell'IVA. La BCE bacchetta l'Italia sul deficit. Mediobanca prepara il colpo nel wealth management. Oro c'è da scommetterci, lo dice Schröder. Generali, la rincorsa del tandem Caltagirone del Vecchio. Consulenti, tre date chiave per il vostro 2019. Il governo porrà entro domani la fiducia sul testo della manovra, che sbarca oggi all'esame della Camera. Il tempo stringe anche perché l'ok definitivo deve arrivare entro il 31 dicembre per evitare l'esercizio provvisorio. Sul tavolo ci sono diverse questioni aperte, su tutte il caso del raddoppio dell'IRES per il terzo settore. Su questa misura il governo, dopo il dietrofront ufficiale, ha promesso di intervenire il prima possibile. Probabilmente lo farà entro gennaio. Le opposizioni incalzano anche sull'obiettivo di dismissioni immobiliari del governo, che punta a incassare 950 milioni di euro nel 2019, coperture che hanno state trovate per correggere il deficit di bilancio ed evitare la procedura di infrazione della Commissione europea. Secondo l'ufficio parlamentare di bilancio, anche così la manovra rischia di non centrare gli obiettivi europei. Il ministro dell'economia Giovanni Tria sta già pensando a come reperire le risorse per evitare gli aumenti dell'IVA del 2020 e del 2021 e spera di essere aiutato da una crescita economica superiore alle attese. L'aumento dell'IVA salirà di 22 miliardi nel 2019, di quasi 29 nel 2020, un potenziale macigno che porterebbe con sé effetti recessivi sull'economia italiana. La Banca Centrale Europea mette nel mirino il deficit italiano. Nel suo bollettino di dicembre ha sottolineato il pericolo costituito dalla manovra italiana per le stime di disavanzo dell'Eurozona, ma in generale finiscono sul tavolo degli imputati il mancato rispetto delle regole del patto di stabilità da parte dei paesi ed alto debito, poiché, sostengono da Francoforte, gli esporrebbe una maggiore vulnerabilità in un eventuale periodo di flessione economica. La BCE ha inoltre confermato la fine del quantitative easing per il 2019. L'inflazione continuerà a convergere verso gli obiettivi e lo farà anche dopo la cessazione dell'acquisto programmato di titoli di Stato. Secondo la Banca Centrale, la crescita globale nel 2019 dovrà rallentare per poi mantenersi stabile negli anni successivi. Le fonti di incertezza maggiore sono legate a motivi geopolitici, ai dazi, alla vulnerabilità dei paesi emergenti e alla volatilità dei mercati finanziari. Nella lista delle cose da fare per il 2019, Mediobanca ha 2 miliardi da spendere per le acquisizioni. L'amministratore delegato del gruppo, Alberto Nagel, come da dichiarazioni riportate dalla stampa italiana, intende rafforzarsi nel credito al consumo, nella consulenza, ma soprattutto nel wealth management, dove guarda alla distribuzione in Italia, ma anche a società di gestione estere. Nel 2019 faremo leva sulle nostre peculiarità per crescere ancora di più, aumentare le quote di mercato in ogni segmento, anche con nuove acquisizioni, per cui abbiamo a disposizione 2 miliardi di euro, sono le parole dello stesso Nagel. La DI ha inoltre fissato a 4 miliardi di euro l'obiettivo per la raccolta netta nel 2018, mentre nel giro di 3-5 anni vorrebbe raddoppiare il patrimonio gestito da Mediobanca fino a 100 miliardi di euro. Secondo la casa di gestione del risparmio inglese Schröder, il 2019 sarà l'anno dell'oro. Il metallo prezioso potrà così recuperare il suo ruolo di bene rifugio. Alla base ci sarebbe una crescente domanda di metalli preziosi dettata da una crescita più debole dei mercati emergenti azionari. Le quotazioni dell'oro infatti negli ultimi mesi dell'anno sono risalite vicino ai 1300 dollari l'oncia rispetto ai minimi di agosto, quando il valore dell'oro era sceso sotto i 1200 dollari. Per il futuro una politica commerciale più aggressiva, i tassi elevati e una crescita debole potrebbero inoltre farsi sentire sull'economia statunitense, e l'impatto negativo sulle aspettative dei tassi del dollaro potrebbe essere tali da rappresentare un catalizzatore positivo per i mercati dei metalli preziosi. Previste al rialzo anche le quotazioni di petrolio e alluminio. Per il prossimo anno si prevede una buona performance pure del nickel. Gli imprenditori Francesco Gaetano Caltagirone e Leonardo Del Vecchio continuano la loro opera di rafforzamento. In generale, i due hanno fatto acquisti sul titolo del colosso delle assicurazioni anche a cavallo di Natale. Del Vecchio, presidente di Luxottica, con un esborso di 11,9 milioni di euro ha portato la sua Delfin oltre quota 4%, ma da tempo ha detto di voler raggiungere il 5% del capitale del Leone di Trieste. Allo stesso modo, l'imprenditore edile Caltagirone ha speso 12 milioni per portarsi al 4,78%, il tutto in vista del consiglio
consiglio d'amministrazione del 7 maggio, guidato dall'attuale amministratore delegato Philippe Donnet, la DI nel suo piano triennale ha prospettato agli azionisti tra i 4,5 e 5 miliardi di euro di dividendi. Il 2018 è ormai alle nostre spalle, ma non sono poche le incognite in materia di investimenti che ci porteremo dietro nel 2019. Lo sanno bene i professionisti della consulenza finanziaria, da sempre profondi osservatori dell'attualità finanziaria per questioni di oggettiva necessità operativa. A tal proposito, ecco tre date chiave da tenere d'occhio in ottica di portafoglio suggerite da Stéphane Monnier, CEO di Lombard Odier. Iniziamo il 29 marzo con la prevista uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Proseguiamo dal 23 al 26 maggio con le elezioni del Parlamento Europeo, mentre infine il 31 ottobre sarà il termine del mandato del presidente della BCE Mario Draghi e del presidente della Commissione Europea Claude Juncker. Consiglio del giorno offerto anche quest'oggi da finanzaoperativa.com: Saipem buy per Banca Akros a 6,4 euro dopo apertura di oggi a 3,17. Buoni spunti dal recupero dei prezzi del petrolio e dalle ultime notizie sulla chiusura di nuovi contratti da parte della società. Ecco infine la migliore e la peggiore performance giornaliera nella categoria dei fondi comuni aperti retail disponibili in Italia sulla base dell'ultima rilevazione disponibile nel NAV. A guidare la classifica un prodotto AB, mentre ultima posizione per Morgan Stanley. Si conclude anche questa puntata, siamo nel weekend, quindi vi auguriamo assolutamente un buon weekend e come sempre un buon investimento a tutti voi. Questo programma è offerto da Fidelity International.